La cosa che notiamo in questa parabola è proprio lo zelo e la perseveranza con cui il pastore va a cercare la pecora perduta. Subito, immediatamente, appena realizza che manca una pecora, subito va alla ricerca. Non è lì a esitare, questa pecora è in pericolo e devo andarla a cercare subito. E questo ci parla proprio dell'amore di Cristo, che è sceso dal cielo proprio per salvare le anime perdute di questo mondo. E come il pastore è andato a cercare la pecora smarrita, Gesù è venuto a cercare ognuno di noi che era peccatore, e ancora oggi il Signore è alla ricerca in maniera urgente di ogni pecora perduta di questo mondo e si vuole usare della nostra vita come suoi figlioli per andare alla ricerca di queste pecore. Anche noi senza esitazioni non vogliamo distrarci, fratelli. Noi siamo chiamati come figli di Dio ad andare alla ricerca di queste pecore smarrite. Signore vuole usarsi di te e di me, di tutti noi, come chiesa del Signore, per raggiungere le pecore smarrite di questo mondo. E vogliamo chiedere al Signore di aiutarci a mettere questo amore grande che Lui ha dato alla nostra vita, affinché noi sentiamo questo bisogno proprio di consacrare la nostra vita per cercare queste pecore smarrite. Sono in una condizione terribile, sono perse, sono in pericolo, e noi senza esitare, senza distrarci troppo e senza riserve, cioè senza limitarci, veramente vogliamo mettere la nostra vita nelle mani del Signore per raggiungere queste pecore. Questo è quello che vuole fare il Signore.